In particolare questa mattina parliamo di paragiliti. Abbiamo qui con noi diversi gruppi, abbiamo il Paladog, abbiamo impariamo con Charing, No Limits e Dog Eden di Malnate, con i ragazzi del centro diurno La Finestra di Malnate Varese. Ora, per entrare più nello specifico, passo la parola a Franco, che è qui con me. Grazie Franco di Paladog. Grazie Stefano, grazie a tutti, grazie a Lenci per questa bellissima manifestazione che ha ripreso dopo anni per dar lustro a quello che è l'ente, e noi gli diciamo grazie appunto per averci invitato. Allora, quello che vedrete oggi non è altro che quello che stiamo facendo oramai da 5 anni, quindi la Paragility, stiamo facendo Paragility, e quindi vedete tutti i ragazzi dei vari enti e dei vari gruppi che si porteranno a far sì che facciano vedere il lavoro pian piano che viene fatto. Bisogna dire grazie anche alla Finestra, quindi all'ente che segue questi ragazzi. Come vedete è partito il primo cane, e seguiti il lavoro importante che vedete è il tutor che segue questi ragazzi mentre fanno il lavoro sul del percorso, e è molto importante e seguire questo che sono le problematiche della gestione del cane insieme al ragazzo. È bravo, è finito il percorso e il cane viene premiato. Come vi dicevo, oramai è 5 anni che seguiamo questo programma con Franco Quercia, che ci diamo da fare per far sì che il gruppo di ragazzi segua questo gran lavoro. E adesso vediamo alla partenza Luna con quello che noi definiamo la rossa. Come vedete c'è empatia nel lavoro che viene fatto fra conduttore e cane, e qui viene fuori la traccia del cane da ricerca del mangiare, quindi il Beagle va a cercare da mangiare, e brava la nostra rossa. E adesso vedremo un altro concorrente, No Limits. Quindi vi dicevo, un lavoro molto molto importante è quello del tutor, che deve seguire questi ragazzi costantemente nel lavoro che viene fatto educativo nei confronti dell'allievo, ma anche del cane. Torno a ripetere, in tutto questo non c'è assolutamente coercizione, non esiste coercizione, c'è solo lavoro di empatia, gioco, bocconcini, uno, e due, feste. Vediamo con che ritorno indietro, fargli fare l'ostacolo saltato. Questo è uno Shetland. I nostri concorrenti, Franco, devono essere precisissimi nell'esecuzione di questo percorso. E arriva velocemente all'ultimo tubo rosso, arriva all'ultimo salto e finisce. Bravissima anche a lei. E adesso vediamo Juve. E questa Juve? E Leve, la Juve verrà dopo. C'è la cosa importante che anche per loro ci sono delle regole, quindi per far crescere la loro autostima, le regole anche per puoi partire tranquillamente, quello che riguarda il benessere animale, assolutamente non devono essere messi sotto stress, ma bensì
cane deve essere predisposto e deve avere la volontà di giocare senza nessun problema e senza nessuna costrizione. Come vedete, finisce anche lui il percorso. Bravissime. Dopo passerò la parola a Franco, che parlerà meglio per quanto riguarda il progetto della finestra. E adesso chi vedremo in partenza? Allora, a questo punto faremo partire Fabrizio con Maki-san. Maki. Qui vedremo un attimino un po' situazione un po' più tranquilla, dove vedremo proprio la collaborazione uomo-cane nell'educazione e nel rispetto delle regole. È infatti un aspetto molto importante che vogliamo sottolineare proprio nell'ambito di queste manifestazioni, lo stretto legame tra essere umano e amico a quattro zampe e la quantità di cose che si possono fare con questa specie che è la prima ad essere stata domesticata. Infatti è molto bello perché anche dal punto di vista biologico si parla spesso di simbiosi mutualistica, perché noi diamo tanto al cane, ma il cane dà tanto a noi, per cui è tutto molto bilanciato in questo rapporto. E nelle attività che stiamo vedendo, proprio qui su questo parterre dell'esposizione Enchi Winner 2017, sottolineiamo nuovamente questo concetto. Bravo Fabrizio! Ok, come vedete Fabrizio lo stiamo preparando appunto per iniziare le varie competizioni. Ti passo il tutto adesso a Franco, che parlerà della finestra, che è giusto parlare di questa associazione che segue i ragazzi. Buongiorno a tutti. Il progetto che state vedendo è stato realizzato nell'arco di 5-6 anni. Questa disabilità intellettivo-relazionale messa a confronto con il cane consente ai ragazzi di aumentare la propria autostima. Loro danno delle regole ai cani, se le impongono e completano il percorso. Il progetto è sempre basato sulla reciproca autostima. Quando il cane sbaglia, il conduttore aspetta, perché la regola impone di attendere. Il tutor dà una mano. Una volta finito, anche se il cane compie un errore, noi facciamo in modo che tutto sia stato eseguito perfettamente, perché la percezione che loro hanno della conclusione dell'esercizio è sempre diversa dalla nostra. Altro soggetto. Qui parliamo di trinomio, cioè abbiamo un tutor, un conduttore e un cane. Affiancare questi cani è molto difficile, perché bisogna scegliere il cane adatto alla persona adatta, perché loro non amano molto il contatto fisico e allora è molto difficile trovare dei cani che siano ben disposti a vedere altri posizionamenti rispetto al tradizionale agility. Come vedete, vengono aiutati. Dopodiché partono, come vedete già nel secondo giro si sentono più sicuri e anche i cani vanno meglio. Nell'errore si torna indietro, la regola è che bisogna entrare nel tubo rosso, ok? Come vedete la percezione cambia immediatamente. Per cui bisogna mantenere alto l'entusiasmo dei ragazzi con un bel applauso. Ok, grazie. E questo, diciamo, in poche parole il progetto che noi stiamo portando avanti da 5 anni. Ecco un altro conduttore con un altro cane. Ma come vedi Stefano, vediamo sempre cani, conduttori e tutor,
sempre tranquilli, sempre sorridenti, sempre giocosi in quello che fanno. Infatti questo è un aspetto molto importante che sottolineerei in continuazione. Quando proprio vuoi. Perché si sottolinea proprio come questa interazione porti giovamento sia da un lato che dall'altro, per cui questo equilibrio, questa felicità, anche se vogliamo definirla così, che si trasmette con questo tipo di attività, è una felicità che è condivisa tra essere umano e amico a quattro zampe. Questo è l'importanza del pet, quanto fa crescere l'uomo nel suo essere, nel suo modo di fare, in quello che possa essere anche lo stato d'animo. Cosa può fare un cane del genere? E adesso vediamo Juve, se non sbaglio, questa è Juve, vero? Ecco, un altro aspetto molto importante che mi permetto proprio di osservare dal punto di vista zootecnico è la presenza di varie tipologie di cani, e come avete giustamente sottolineato c'è proprio una scelta del soggetto da affiancare al ragazzo e viceversa, per cui un'attenzione, noi nel cane abbiamo differenti razze, abbiamo anche molti metici, per cui quando andiamo a scegliere il compagno di attività dobbiamo appunto fare delle valutazioni, magari anche aiutati da esperti del settore come nel vostro caso, sicuramente certo. Può essere molto utile. Certo, però a occhi molto attenti può saltare subito all'occhio come certi cani si comportano quando hanno a che fare con dei ragazzi con disabilità. Hanno infatti un comportamento totalmente più remissivo, più dolce, fanno proprio quello che un cane dovrebbe fare, cioè che sa fare benissimo e che noi uomini a volte non riusciamo a capire quello che ci danno. E infatti noto appunto questa, magari con il tutor hanno un comportamento e si vede anche, per cui anche i nostri amici che ci seguono via streaming, perché stiamo video registrando questa bellissima manifestazione, possono vedere la differente modalità di interazione, per cui questa sensibilità nell'avvicinarsi magari in maniera differente alla piccola disabilità. Ecco, io do uno spunto per finire e coronare questo cagnetto, Luna, che oramai è quasi in pensione, ha lavorato tantissimo con questi ragazzi, ha dato tantissimo, e farei anche un applauso a Lunetta che chiude alla grande questo che è la sua attività cinofila. Adesso vediamo Fabrizio con il suo Nuova Scozia. Nuova Scotia Dachshund Retriever in attività. Non abbiamo niente. Sì. Come vedete, questo è un Nuova Scozia Dachshund. Cane brillantissimo. Guardate come la collaborazione uomo-cane, delle piccole cose, piccoli gesti, piccoli movimenti. Come si va a creare, a lavorare con piccole cose. Questo è un cane che lavora da quasi un anno e ci vuole piccole cose, tanto lavoro, tanto affidamento al proprietario. E con questo abbiamo finito e ringrazierei tutti i ragazzi che li farei fare un giro d'onore. Grazie ragazzi. E ringrazio Luca Criscitelli, Franco reale. Quercia, Fabio Norito dei vari centri che da anni collaborano per questa
attività con i cani. Grazie Stefano, grazie a voi, grazie ai ragazzi. Rinnovo il saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo. E adesso online. Fermerei tutti qui sul... Sì, ci fermiamo tutti davanti al podio perché sarete premiati tutti davanti tutti al podio quanti. Ragazzi. Dicevo, ringraziamo tutti i nostri istruttori da Grazia Vita, Franco Quercia, Fabio Norido, Luca Criscitelli. E facciamo la foto completa con tutto. Sì.